Ciao ragazzi, bentrovati su Food18 Italia. Allora, prima cosa, qualcuno mi diceva che c'erano problemi con il microfono, ho cambiato cuffie, sono cuffie in teoria di qualità perché sono quelle Samsung che mettono negli smartphone, per cui mi darete un feedback voi altri direttamente. Intanto oggi vi mostro la mia squadra perché ho fatto alcuni cambiamenti. Avendo fatto Talisca negli obiettivi settimanali, ho completato la sfida di Hulk. E questa è la mia squadra a inizio partita. In game mi trasformo in un 4-2-3-1 con 3 COC con De Jong, Hulk e Talisca dietro Huntelaar. E devo dire che Huntelaar personalmente mi piace veramente un sacco, sono contentissimo di averlo completato. Torniamo a discorso compravendita. Allora, due note iniziali, una molto positiva e una purtroppo negativa. La nota negativa è quella dei Tots di ieri. Vale a dire Jordi Alba e principalmente i giocatori del Bayern. Allora, i giocatori del Bayern hanno avuto un crollo, hanno avuto un abbassamento di prezzo, vuoi perché l'hanno venduto, molte persone hanno venduto quelle carte perché sono scese di prezzo, o meglio, sono scese di prezzo perché il Bayern è stato eliminato dalla Champions, perché ha vinto il Liverpool. Quindi purtroppo su Lewandowski e Hummels sono andato a perderci circa 20-25 mila crediti a carta. Stamattina Jordi Alba era stabile intorno ai 135 mila crediti prezzo di acquisto e attualmente è attorno a 128-129. Personalmente io li tengo ancora lì fermi perché qualora non dovesse arrivare il compleanno di Foot questo weekend, prevedo che tutto il mercato subisca un leggero rialzo fino alla prossima Weekend League. Quindi diciamo lo terrei in stand-by e magari lo listerei a 140, 145, eccetera. Nota invece molto 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 positiva sono i Man of the Match della UEFA Champions League. Per chi avesse visto il video di ieri, oltre ad accennare e parlare della festa di San Patrizio che potrebbe arrivare in foot, parlare dei Tots e i Motm, appunto il Man of the Match della UEFA Champions League. Principalmente vi ho parlato di Marega del Porto e Rodrigo. Pensate che Rodrigo, dal momento in cui ho fatto il video, si comprava intorno ai 68-72 mila crediti. In effetti, al momento io purtroppo sono riuscito a prendere solo due copie di questa carta, però potete anche voi vedere il prezzo di acquisto, Rodrigo 69.500 crediti. Considerando che adesso ne costa 89.500, sono, tolte le tasse, 16.000 crediti netti di profitto. Quindi veramente un guadagno molto interessante, considerando che è stato fatto nell'arco di neanche 24 ore. Marega comprati, dov'è Marega? Ci andiamo a vedere. Attualmente il prezzo è un po' ballerino, diciamo, perché viaggia tra i 40, 39,5 e i 41, 42 mila crediti. Si comprava ieri, come vi avevo consigliato, io vi avevo consigliato sotto i 35K, si comprava intorno ai 36, 36,5. E come potete vedere me ne sono volati due, uno a 41,5 e uno a 44 mila. Per cui anche qui, tolte le tasse, 2.000 crediti circa, sono circa 4-5 mila crediti di guadagno dall'oggi a domani. Quindi mi raccomando, è importante un discorso di carte Man of the Match, perché rimangono pochi giorni nei pacchetti, ci sono poche carte sul mercato di questa tipologia, per cui nel momento in cui escono dei pacchetti subiscono un rialzo veloce. Stessa cosa è capitata a Rashford Hero, non ci ho fatto investimento e non ve l'ho consigliato perché su una carta da 300 mila crediti ci sono 15 mila crediti di tasse. Costava 2,87, 2,88, 2,90 circa, è salito di 20 mila crediti. Tolte le tasse, a sto punto conveniva prendersi chiaramente 3 copie di Rodrigo, 4 copie di Rodrigo. Detto ciò, io continuo a relistare quello che ho, quello che non ho, eccetera. Ricordatevi che stasera si festeggia il Carnival spagnolo e c'è possibilità di vedere un SBC di un giocatore molto molto interessante. Quindi vi consiglio di tenere d'occhio i prezzi delle carte chiaramente overall interessanti da 84 in su, perché potrebbero magari avere un leggero rialzo questa sera. I prezzi dopo lo spacchettamento della Weekend League si stanno già rialzando ed è interessante come cosa. Più interessante ancora qualora non dovesse iniziare il Footbird di questo weekend. Ultimo discorso che volevi fare è gli incontri principali. Allora, questa sera, è giovedì, usciranno gli incontri principali settimanali e ci sono due partite molto interessanti.
vale a dire i due derby, Manchester City, Manchester United e Milan-Inter, su cui si potrebbe andare a puntare e far compravendita. Allora, la prima cosa che vorrei mostrarvi è questa. José Reina. Perché Reina? Innanzitutto ha un prezzo pressoché vicino allo scarto, perché 850 crediti per un overall 83 è praticamente il minimo, come vedete non è mai andato sotto questa soglia di prezzo. Per cui diciamo vi consiglierei magari di acquistare qualche copia di Reina perché è senza rischi, cioè vale a dire qualora uscisse Milan-Inter negli incontri principali e tra i requisiti ci fosse l'inserimento di due carte oro di Milan o Inter, così come è generalmente, il suo prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 1.500-2.000 crediti circa. Comunque sì, resta un investimento a rischio zero. Per quanto riguarda, e oltretutto aggiungo, scusate, una nota, essendo il Carnival spagnolo stasera, dovrebbe uscire una sfida creazione rosa giornaliera dove vengano richiesti giocatori spagnoli, per cui a doppia funzionalità, quindi sia discorso derby per gli incontri principali, sia discorso spagnolo per la sfida creazione rosa. Andiamo invece a vedere cosa si potrebbe comprare per un discorso di richiesta negli incontri principali di Manchester City e Manchester United. Considerate, come sempre, che non è sicuro vengano inseriti questi due match, perché possono essere inseriti come queste partite, così anche altre partite. Per cui ricordatevi che qualora acquistiate giocatori non a prezzo di scarto, potrebbe esserci, diciamo, un rischio di perdita. Però in questo caso non è, cioè questo non è il caso, perché come vedete c'è Delph, che è un terzino inglese, quindi facilmente ibridabile, costa 700 crediti, quindi proprio prezzo di scarto, quindi vuol dire che meno di quello non si può andare, non si può assolutamente perdere, quindi vi consiglio sicuramente di prendere qualche copia di Delph. Manchester United, vediamo un po' cosa c'è, anche qui c'è Smalling, forse anche più interessante di Delph, tanto considerate che basta prenderne giocatori o una squadra o l'altra, perché quando si tratta di requisiti degli incontri principali, i requisiti ti dicono che sono necessarie o una o due o tre copie di squadra A o squadra B, quindi o United o City o Milano Inter è la stessa cosa. Per quanto riguarda derby milanese, ci prendiamo Reina, che ha doppia funzionalità. Per quanto riguarda City United, vi consiglio a questo punto Smalling 81, perché è un overall 81, è facilmente ibridabile come Delph, però i difensori centrali sono utilizzati in tutti i moduli, quindi per forza potrà essere necessario. Quando vendere, il momento migliore sarà listare le carte subito uscita la sfida. Quindi quando esce la sfida vedete che c'è quella partita diciamo nella sfida, negli incontri principali, in quel momento potete listare guardando l'andamento dei prezzi, quindi controllate il prezzo attuale e mettete in vendita. Per il resto, come vi ho accennato sul mio profilo Instagram, dove vi consiglio di seguirmi, Food Trading 18 Italia, se non lo fate già, qui pubblico consigli giornalieri, rispondo ai vostri commenti e tutto quanto, vi ho accennato che non avrei fatto investimenti questa mattina durante gli spacchettamenti, in quanto con la possibilità dell'arrivo del compleanno di Foot, con i vari investimenti che abbiamo fatto nella settimana passata e una metà ancora devono essere venduti, come gli 84, gli 85, eccetera, ho consigliato di temporeggiare. Io temporeggio queste 24 ore, 48 ore, poi vediamo come si muove il mercato. Intanto per stasera questi sono i consigli che vi ho dato e quello che si può fare. Quindi mi raccomando, stesso discorso per Reina che per i giocatori di City United vanno venduti questa sera. Qualora non siano tra i requisiti perché non escono questi due match, possono essere tranquillamente rivenduti perché hanno un prezzo di scarto, quindi non c'è assolutamente possibilità di perdere crediti. Ok? Detto ciò, vi ringrazio per l'ascolto e la visione e ci sentiamo domani, ragazzi. Buona serata.